Ah, ok. Dovremmo esserci. Vediamo se ci vedono di là. Allora. Ci siamo? Penso di sì, dovremmo essere live. Vediamo se c'è il video. Perché non riesco a vedere di là. Però in teoria sì, perché vedo il bottoncino. Quindi dovremmo esserci. Vedo a sinistra live 0,42 secondi, è Sì, quello? perfetto, ci siamo, ci siamo. Sì, Ok. penso che si senta anche. Ok, ottimo. Allora, iniziamo questa seconda puntata dei nostri cicli di dialoghi al femminile. Questa sera abbiamo un ospite molto speciale, che è Alice, e che lascio adesso l'onore di presentarla a Caterina. Grazie, grazie Elena e grazie Alice. Sono contentissima Grazie. di essere qui perché Alice è una cara amica che fa un lavoro molto speciale. Infatti, Alice crea profumi. Io prima della diretta ho chiesto esattamente come si pronuncia il nome della professione perché è in francese e quando ho chiesto è nata una storia, quindi chiedo ad Alice di raccontarci che lavoro fa e che storia c'è dietro questo nome di questo lavoro. Ok, intanto buonasera a tutti, perdonatemi perché sono molto emozionata, non sono abituata a fare dirette. E io creo profumi, sono una creatrice di fragranze che in francese si dice maître parfumeur, maîtresse parfumeur al femminile, ma non so se si possa dire, comunque ci proviamo. E niente, praticamente. Il mio lavoro consiste nella creazione di fragranze. Io concepisco il mio lavoro come la creazione di opere d'arte, in un certo senso, nel senso cerco di puntare al lato artistico di quella che è la creazione di un profumo. Il profumo ovviamente ha una sua storia, un suo significato. L'uomo utilizza i profumi dall'albore dei tempi, per cui ovviamente nella storia ha avuto significati e utilizzi estremamente differenti. E probabilmente oggi siamo abituati a vederlo come un prodotto commerciale. Sicuramente è anche questo per quanto riguarda appunto i profumi commerciali. Però si può proprio anche utilizzare come una forma d'arte in cui per esprimere un messaggio, esprimere emozioni, raccontare storie, descrivere le persone, si utilizza il linguaggio delle essenze e quindi si utilizzano le essenze. Io cerco di fare questo. Ma come sei arrivata a questa professione che è così particolare? Sì, è particolare. Allora, in Italia è una realtà che sicuramente è presente, è molto presente a Firenze, perché io comunque vengo da Prato, quindi Firenze è vicina, però non è, diciamo, presente come in Francia. Quindi in Francia abbiamo la maggioranza delle scuole, delle università, in Italia è una realtà un po' diversa. E io mi sono approcciata a questo mondo in un periodo di forte cambiamento nella mia vita, perché facevo tutt'altro, studiavo medicina, ma a un certo punto ho avuto bisogno di qualcosa di più per capire determinate cose della mia vita, anche per risolvere determinate cose della mia vita, e ho compreso che, diciamo, la mia ancora di salvezza poteva essere nella bellezza. E nella creazione della bellezza e nell'arte. Ho cominciato ad avvicinarmi al mondo della profumeria attraverso l'aromaterapia, perché comunque era vicino anche ai miei studi, quindi alla parte fisioterapica, aromaterapica, e da lì è nata questa passione. E, ho frequentato la scuola italiana del profumo della dottoressa Fernanda Russo di Firenze, che se mi sta guardando la saluto, la mia maestra.
inizialmente la frequentavo mentre continuavo a fare l'università, poi però ho capito che la mia strada era questa. E diciamo che il tutto è nato, cioè proprio l'innamoramento è nato da un libro che mi ha regalato mia zia un'estate non semplice, appunto, nella mia vita, che è questo libro qua, ve lo faccio vedere. È Il sentiero dei profumi di Cristina Caboni, in cui appunto dice che i profumi sono la strada della protagonista e che quindi troverà le risposte andando a naso nella propria vita. E questa è stata la folgorazione per me, anche se sin da bambina ho sempre avuto una passione comunque per i fiori, per le erbe, per i profumi. Un mio caro amico di infanzia mi racconta sempre che quando andavamo in campagna era suo nonno, io raccoglievo i petali di rose, le buttavo nell'acqua e facevo quest'acqua di rose, no? Quindi è qualcosa che mi porto dietro da sempre, fondamentalmente. Grazie, grazie mille. Grazie a No, voi. vuoi fare qualche domanda anche tu? Ma io direi che possiamo entrare un po' nel vivo della nostra, perché abbiamo un sacco di argomenti di cui parlare e sono veramente tantissimi, interessantissimi, quindi direi che possiamo iniziare con la storia del profumo, no? Caterina, cosa dici? Sì, e soprattutto. La storia che ti avevo chiesto prima su come si pronunciava questa professione che è molto maschile. La storia del profumo è anche una storia collegata alla storia delle donne? Allora, sì, sicuramente la storia della profumeria è una storia prettamente maschile, perché comunque fino ai tempi più recenti, i nasi più importanti, i profumieri più importanti sono figure maschili. Però nella storia del profumo ci sono importantissime figure di donne e direi il profumo, come ho detto prima, fondamentalmente si può dire, cioè, nasce con quella che è la scoperta del fuoco per l'uomo, perché a un certo punto l'uomo primitivo comincia a bruciare dei legni profumati, e questo fumo, questa fragranza comincia a salire verso il cielo. Quindi immaginatevi un uomo primitivo che non sa da cosa proviene questo odore che inebria completamente i suoi sensi, il primo pensiero, salendo anche verso l'alto, questo fumo è che sia un'emanazione della divinità, ma anche un tramite, una porta per il divino. Infatti la parola stessa profumo deriva da perfumum, cioè attraverso il fumo. Quindi inizialmente il profumo ha una valenza prettamente mistico-religiosa, ed è legata a riti, ritualità. Arriviamo all'Antico Egitto, in cui i profumi sono assolutamente utilizzati per quanto riguarda le pratiche religiose, quindi sono in mano ai sacerdoti, però anche i faraoni cominciano a comprendere l'importanza del profumo per svariati motivi. In primis, sicuramente le spezie, le essenze sono dei materiali di scambio molto importanti che quindi hanno una valenza economica e quindi di potere. Inoltre, il fatto stesso di emanare questo profumo, questa essenza, di cospargersi di oli, è un modo per sedurre, per lanciare il proprio messaggio, per far valere quello che siamo. E una donna molto importante dell'Antico Egitto, una regina, Cleopatra, comprende l'importanza del profumo come strumento di potere e strumento di seduzione. In tal senso, nei vari scritti si narra che riuscì a sedurre e a fare suoi due uomini estremamente importanti, che sono Cesare e Marcantonio. Infatti, dai vari scritti emerge che lei li accoglieva in delle stanze con il letto cosparso di petali di rosa, vari incensi e conetti profumati, quindi i suoi amanti venivano completamente ammaliati da questi profumi afrodisiaci, probabilmente anche un po' storditi, e la stessa usava profumarsi.
Quello che in pochi sanno, e che però secondo me è molto importante anche per comprendere l'eclettica, estremamente intelligente figura di Cleopatra, è che lei non soltanto utilizzava essenze ed oli profumati, ma li creava. Quindi si può dire che sia una dei primi nasi della storia, e infatti autori dell'antichità, tra cui Paolo di Egina, un medico bizantino, parlano di un libro scritto da Cleopatra, che è il Cleopatra Ginesiarum Libri, che era un vero e proprio trattato di cosmetica e di profumeria dell'epoca, che purtroppo è andato perduto. Però qui vi erano tantissime ricette delle sue creazioni. Tra le varie storie, aneddoti interessanti su Cleopatra, Plutarco, nella vita di Antonio, narra che Cleopatra incontrò per la prima volta a Tarso Marco Antonio, giungendo su una nave le cui vele erano profumate di essenze afrodisiache, si pensa che fosse olio essenziale di rosa. E di questo episodio ne parla anche Shakespeare in Antonio e Cleopatra, per cui si dice che Marco Antonio si sia prima innamorato del profumo di questa donna e poi della sua bellezza, della sua avvenenza e della sua intelligenza. E sapendo appunto la passione della sua amata per l'arte e la profumeria, le regalò una fabbrica di profumi vicino al Mar Morto, a 30 km da Ein Gadi, in Israele, in cui lei poteva creare i suoi profumi, i suoi cosmetici, e si pensa che sia stata proprio la prima spa dell'epoca dove le persone si recavano a fare quelle che si possono considerare delle vere e proprie cure fisiche, cure per il corpo, cure di bellezza. E qui venivano creati dei profumi che arrivavano fino a Roma. Per cui, insomma, è una figura importante legata al mondo del profumo. Inoltre, tra i vari aneddoti, vi è anche quello del profumo afrodisiaco di Cleopatra, che si pensa fosse dovuto a un fiore che è la Farsemon. Questo fiore è stato recentemente fatto ricrescere da un botanico, Aaron Feith, nei giardini di Ein Gadi. E questo botanico sta cercando appunto di ricreare il famigerato e leggendario profumo afrodisiaco di Cleopatra. Quindi diciamo Meraviglioso. questo è il mondo dell'Antico Egitto in cui il profumo ha sicuramente una valenza sacra legata a tutto quello che è il rituale. Inoltre, vabbè, gli oli essenziali venivano utilizzati anche assolutamente nell'imbalsamazione, quindi anche legato al mondo dei morti, però ha anche una valenza edonistica legata alla cosmesi, al corpo. E questa valenza edonistica prosegue anche nel mondo dell'antica Grecia, nel mondo dell'antica Roma e proseguirà fino al Medioevo. L'arte appunto della profumeria era in mano principalmente a sciamane, a erbarie, quindi a donne che conoscevano profondamente l'arte delle erbe e degli oli essenziali e che li utilizzavano anche proprio come mezzo di cura, perché comunque l'olio essenziale ha delle proprietà terapeutiche. Venivano creati filtri d'amore, ricette afrodisiache, ma appunto venivano create proprio delle medicine. Il problema è che con l'arrivo del Medioevo e l'Inquisizione, queste sciamane, queste donne medicina vengono viste come delle streghe. E in particolar modo il profumo viene visto come un'arte del demonio, perché comunque è il demonio che mi porta ad avvicinarmi alla sessualità. E quindi queste donne verranno massacrate sui roghi. Ma l'arte della profumeria e degli oli essenziali, per fortuna, rimarrà viva grazie ai monaci nei monasteri, che continueranno a conservare le ricette, fino al 1300, in cui quest'arte verrà ripresa in mano dagli alchimisti che perfezioneranno la distillazione, che comunque era già utilizzata anche nell'Antico Egitto e in Oriente permane come arte, perché la storia della profumeria occidentale è molto diversa dalla storia della profumeria orientale, cioè mentre nell'Occidente durante il Medioevo ovviamente abbiamo un periodo buio anche nel mondo della profumeria,
la parte orientale è diversa, cioè permane soprattutto a livello di profumazione degli ambienti e a livello di cerimonie sacre. Comunque, gli alchimisti riprendono in mano quest'arte e vi sono aneddoti anche legati ad alchimisti e a figure femminili importanti nella storia. E quindi potremmo parlare, per esempio, della regina Isabella d'Ungheria. La regina Isabella d'Ungheria, anziana a 72 anni, era affetta da dolori, reumatismi, gotta. Un alchimista si reca alla sua corte e le crea quest'acqua di rosmarino. Lei si cosparge tutti i giorni di quest'acqua ed si dice che oltre a curarle i suoi problemi di salute, la ringiovanisce, la rende estremamente bella. Tanto bella che un giovane granduca Carlo Alberto di Lituania, 51 anni di differenza, sembra completamente ammaliato dalla regina e ci proverà tantissimo con lei. Ora, Per se l'acqua di rosmarino. probabilmente aveva anche altri motivi legati al potere, però il mondo della profumeria ha molti di questi aneddoti in cui comunque permane sempre qualcosa di magico, di misterioso. Legato appunto al profumo. Comunque sì, l'acqua di rosmarino sicuramente è un'acqua che fa molto bene alla pelle, viene tuttora utilizzata. Ad Sono averlo anche saputo in certi momenti della mia vita mi avrebbe veramente salvato da crisi di non accettazione. è il mio tonico quotidiano. Io la utilizzo come tonico tutti i giorni. Fuori programma ti chiediamo tutti questi rimedi di bellezza dopo. Assolutamente, assolutamente, ne ho tanti. Alcuni Esatto. vanno tenuti segreti perché comunque i profumieri hanno tanti segreti, però agli amici si dicono. Perfetto. Giusto, allora non, poi non li postiamo nei commenti. A proposito, visto che ci sono tanti commenti, se avete domande per Alice, scrivetele tranquillamente che poi le... Insomma, gliele proponiamo così se ci sono curiosità anche da parte di chi ci sta ascoltando. Bene, bellissima la storia della regina d'Ungheria, veramente incredibile. Poi ovviamente proseguendo nella storia, il Rinascimento è sicuramente anche un periodo di rinascimento a livello del profumo e in questo caso emerge un'altra figura femminile estremamente importante che è Caterina de' Medici. Caterina de' Medici, ovviamente fiorentina, ha alla sua corte un importante profumiere che è Renato Bianco, che tra l'altro si forma in quella che diventerà l'officina farmaceutica di Santa Maria Novella che tuttora esiste. Nel momento in cui sposa il Granduca di Orléans e va in Francia, non lascia Renato Bianco a Firenze, ma lo porta con sé. E Renato Bianco insegnerà tutti i segreti dell'arte profumiera fiorentina ai francesi, per cui possiamo dire che per quanto riguarda un contesto europeo, l'arte della profumeria è fiorentina, è comunque italiana e viene poi importata in Francia. E Renato Bianco crea l'Eau de la Reine, che è una profumazione all'arancia, che proprio vedrà l'innamoramento della regina per questo artista, innamoramento nel senso come artista, ovviamente, non come uomo. Inoltre, Renato Bianco era anche il suo avvelenatore personale, perché conoscendo l'arte delle erbe e degli oli essenziali, non è che li utilizzava soltanto per fare profumi, purtroppo. La regina aveva l'abitudine di farsi profumare, i guanti di pelle, perché ci dobbiamo immaginare che comunque i guanti, la concia della pelle aveva un odore estremamente sgradevole. Per cui lei se li faceva profumare da Renato Bianco con dei balsami che servivano anche a tenere le mani morbide e levigate. Però cioè, questa cosa andrà tantissimo di moda in Francia, e tant'è che appunto sarà proprio l'inizio del connubio tra arte profumiera e guantai. Vi sono tantissimi guantai a Grasse e Grasse sarà un luogo appunto fondamentale per la nascita del profumo.
Però Renato Bianco cosa fa? Siccome la regina Caterina vuole eliminare la madre di Enrico IV, commissiona dei guanti profumati impregnati di veleno. E attraverso questo strumento, appunto, provocherà la morte della madre di Enrico IV. E di tanti nobili, infatti, vi era l'usanza, ci dobbiamo immaginare comunque una Francia in cui le condizioni igieniche sono estremamente precarie, per cui sia nella nobiltà che nel popolo c'è puzzo dappertutto, ci sono malattie. E i nobili si facevano profumare la biancheria appunto da Renato Bianco, che veniva chiamato René le Florentin, no? Però quando la regina voleva eliminare qualcuno, lo commissionava al suo profumiere, il quale nella biancheria non metteva solo profumi, ma metteva anche delle sostanze che a contatto con il sudore e con il calore del corpo diventavano un acido che ustionava e corrodeva la persona. Per cui diventa una delle figure più amate per quanto riguarda la sua arte, ma anche più temute per quanto riguarda il suo potere a livello del suo lavoro come avvelenatore. Tra l'altro, un Quindi modo questa terribile di avvelenare qualcuno. beh, Perché... sì, molto furbo tra l'altro, molto furbo, infatti molti nobili poi cosa faranno? Faranno provare questa biancheria prima alla servitù, purtroppo, per vedere se è avvelenata o meno, e ricopriranno d'oro quest'uomo per renderlo amico. Certo. E appunto però quest'uomo porta tutti i segreti della profumeria in Francia e questi segreti verranno utilizzati soprattutto a Grasse, dove venivano fatti i guanti e nelle campagne c'erano molti gelsomini, tuberosa e rosa che verrà, e mirto anche, che verranno utilizzati per profumare i guanti e poi da lì nasceranno le varie fabbriche di profumi. E quando è che il profumo diventa una cosa? Perché adesso noi lo conosciamo come qualcosa di alla portata di tutti, più o meno, no? Però immagino che questo abbia avuto un'evoluzione. Sì, assolutamente. Allora, il profumo fino ai primi del Novecento comunque è un prodotto estremamente di nicchia. Diventa industrializzato, se così si può dire, o comunque sia, diciamo, venduto nei grandi magazzini. All'inizio del Novecento si dà la responsabilità, se così si può dire, a François Coty, che è stato un grande profumiere. Lui, la leggenda, anche qui l'aneddoto, si dice che presentò una sua fragranza ai magazzini del Louvre e gli risero in viso perché non pensavano ai tempi che il profumo potesse diventare un prodotto commerciale. Allora lui distrusse una boccetta della Rose Jacqueminot sul pavimento dei grandi magazzini e si dice che le donne impazzirono, ammaliate da questo profumo e cominciarono a chiedere qual era il reparto in cui si vendesse questo profumo. Da lì comincia la commercializzazione del profumo e cominciano anche le grandi case della moda ad avvicinarsi appunto al mondo della profumeria. Un'importante donna legata a questo è sicuramente Coco Chanel, che rivoluziona il mondo della profumeria dei primi anni 20 del Novecento. Dobbiamo immaginarci profumi femminili costituiti principalmente da un unico fiore, molto, sì, insomma, molto leggeri, molto floreali. Lei invece chiede un profumo di donna che sappia di donna, un profumo con carattere, un profumo complesso, come è l'animo femminile. E il suo maître parfumeur Ernest Beaux nel 1921 creerà Chanel numero 5, che è un bouquet fiorito in cui vi sono due essenze fiorite, il gelsomino, il mughetto e un'altra essenza che è il muschio, che venivano utilizzati principalmente dalle prostitute. E poi taglierà questi fiori con l'aldeide, ed è la quarta volta nella storia della profumeria in cui si utilizza l'aldeide,
che rende appunto il profumo più plasticoso, più complesso, meno chiccoso e quindi più donna. E Chanel, anche il nome stesso, Chanel numero 5, è un nome rivoluzionario per l'epoca, cioè è un numero. E si dice che Coco Chanel abbia scelto questo numero perché lui le presentò 5 boccettine, lei scelse la quinta. Il lancio del profumo sarebbe stato il 5 maggio, quindi il 5 del quinto mese. Per cui Chanel disse: diamole il nome 5, vediamo se riporterà Porta fortuna. bene. E ha portato estremamente fortuna perché è stato il profumo più venduto in Francia fino al 2011. Poi sarà superato da J'adore, che tra l'altro anche quello è creato da una profumiera, una presse parfumeur, Calice Becker, insieme a François Demachy. Il profumo, fino adesso abbiamo parlato di profumi femminili, no? E a un certo punto diventa anche un accessorio maschile, ma questo Profumo è... è. Sì, scusa. No, dico, questo è una cosa che si presenta nella storia già, oppure è qualcosa di relativamente recente? Profumo non ha mai avuto un sesso e penso che no, non ce l'avrà mai. Non esistono profumi. Abbiamo parlato, vabbè, di profumi legati alle donne, però tutti si sono da sempre profumati, dall'Egitto a l'antica Grecia, l'antica Roma, i soldati, uomini ovviamente, si cospargevano di oli profumati perché si pensava che questo portasse fortuna, ingraziasse gli dèi, i sacerdoti si profumavano, quindi cioè, uomini e donne, i vari re e imperatori hanno sempre utilizzato profumi, a meno che non li amassero, come per esempio Napoleone che amava l'odore di carne, no? Infatti chiedeva a Giuseppina quando tornava. Si raccomandava a Giuseppina quando tornava dalle sue campagne di non azzardarsi a lavarsi perché voleva sentire proprio l'odore della sua pelle, però generalmente non, il profumo non ha sesso, quindi è sempre stato utilizzato indifferentemente da uomini e donne e in tal senso ci tengo anche a dire che non esistono essenze maschili ed essenze femminili. Noi occidentali, se pensiamo all'essenza di rosa, pensiamo subito a un profumo femminile. Non è assolutamente così, infatti in Oriente l'essenza di rosa viene utilizzata dagli uomini. Dipende sicuramente dai gusti personali. Tra l'altro il profumo, cioè i gusti nel profumo si acquisiscono. Non nasciamo con delle preferenze olfattive, quando si nasce non si sa distinguere un profumo da un odore cattivo, dal puzzo, per cui è tutto qualcosa di acquisito. Di culturalmente determinato. Assolutamente. E nei mondi non occidentali, anche in questi universi non esiste la differenza di genere fra profumo maschile e profumo femminile? Molto meno che da noi, sicuramente. È interessantissima questa questione, veramente. Molto meno che da noi, infatti, per esempio, la rosa è utilizzata indifferentemente, anzi, viene utilizzata moltissimo dagli uomini. È vero che nei mondi non occidentali, per quanto riguarda principalmente i paesi arabi, in tal caso, io ho avuto un'esperienza proprio personale, lì la creazione dei profumi è solo in mano agli uomini. E sto parlando ovviamente, per esempio, io ho avuto un'esperienza con delle persone dell'Oman, sono andata all'Essence a Milano, tra l'altro fanno dei profumi eccezionali ovviamente perché hanno una materia prima incredibile e poi vabbè, il profumo orientale è meraviglioso. Lì c'erano dei creatori di fragranze, dei maître parfumeur, e io sono andata con due mie colleghe e la mia insegnante, quindi eravamo quattro donne, tre donne, non mi ricordo bene, insomma, eravamo tutte donne. Chiedevamo informazioni e non ci rispondevano. È arrivato un signore e a lui hanno risposto. E quindi qui avete capito come fondamentalmente è un mondo ancora in mano agli uomini in certi. Sì, sicuramente non solo per quanto riguarda i profumi. E qui in Italia com'è la situazione? Beh, no, in Italia devo dire che sicuramente, soprattutto negli ultimi anni, ci sono state tantissime donne che lavorano nel mondo del profumo.
e non lo so, potrei citare per esempio Maria Candida Gentile o Laura Sonatto. Rimane abbastanza un mondo maschile, però le donne si stanno via via facendo avanti. Ma in cosa consiste esattamente il tuo lavoro? Cioè, chi si rivolge a te e tu, nello specifico, cosa crei? Perché tu hai parlato di creatività, di arte. Allora, io principalmente creo profumi personalizzati, quindi creo un profumo che è proprio creato esclusivamente ed unico per una persona. La persona viene da me, facciamo un colloquio e cerchiamo di capire che cosa vuole dal profumo, nel senso, un profumo lancia tantissimi messaggi, per cui può essere un profumo per se stessi, un profumo per gli altri, quindi come io mi presento al mondo esterno, può essere anche un profumo terapeutico, quindi utilizzando oli essenziali o io utilizzo anche fiori di Bach perché sono anche floriterapeuta. Può essere il regalo che si fa a qualcun altro, quindi mi sono venute tante persone che volevano regalare un profumo alla madre, al fidanzato, a un'amica e quindi lanciare un messaggio attraverso questo profumo, no? E siccome ogni essenza ha un significato, si può proprio creare un messaggio come se fosse una lettera da mandare a qualcuno e dire quello che tu sei per me. Quindi è Meraviglioso. come se io fossi un, diciamo, una ritrattista, però dipingo col naso le persone, le esperienze, anche i ricordi, cioè si può creare il profumo di un viaggio, per esempio, si può creare un profumo che unisce due persone, quindi raccontare un sentimento, che può essere amore, può essere amicizia. Visto che hai parlato di questo tema dei profumi come ricordi, i profumi sono dei grandissimi evocatori di ricordi. Assolutamente. E va bene, abbiamo già parlato poi in altra sede, però è un senso assolutamente che ci riporta indietro nel tempo, questi profumi che creano dei ricordi tra l'altro vivissimi. E quindi quella che si chiama memoria olfattiva, no? È una cosa potentissima. E non so, magari volevi raccontarci un po', spiegarci come funziona questo meccanismo, che è veramente molto, molto misterioso a volte. Beh, assolutamente, quando noi sentiamo un odore si innescono delle vere e proprie scintille sensoriali che ci fanno partire per un involontario viaggio olfattivo tra ricordi e emozioni. E questo si spiega con la fisiologia dell'olfatto. Infatti questo avviene perché lo stimolo olfattivo raggiunge prima il sistema limbico del nostro cervello, che è la sede dell'emozione e della memoria. E successivamente invece raggiunge la neurocorteccia dove vengono rielaborate le informazioni. Per tutti gli altri sensi avviene il contrario, quindi prima noi rielaboriamo un'informazione e successivamente ci viene scatenato un ricordo o un'emozione. Questo che cosa comporta? Comporta che, facendo un esempio, se io ad esempio, annuso una fragola, il mio cervello non mi dirà questa è una fragola, ma istintivamente io avrò un'emozione legata a quel frutto, dei ricordi legati a quel frutto e solo successivamente mi renderò conto che quella è una fragola. Ovviamente il tutto avviene in un tempo brevissimo, cioè noi non ce ne rendiamo conto di tutto questo. Però questo fa sì appunto che si scateni una forte risposta a livello di ricordi e emozionale e di ricordi insieme, per cui ci sembra di rivivere il momento stesso in cui abbiamo sentito quell'odore. E tra l'altro i nostri gusti dipendono proprio dalla memoria olfattiva, perché se abbiamo legati dei ricordi belli a un odore, quell'odore ci piacerà, altrimenti se abbiamo legato magari dei traumi, avremo orrore di quel profumo. Quindi può cambiare anche il nostro rapporto con i profumi, è dinamico, è un rapporto Sì, dinamico. assolutamente, assolutamente, è un rapporto dinamico, i gusti olfattivi cambiano con gli anni, non sono sempre gli stessi.
Visto che prima citavi, vabbè, tutti gli aneddoti anche che hai raccontato prima, e mi riaggancio un attimo a quello che ci hai raccontato di Napoleone, e il profumo è anche un forte strumento di relazione, no? Dici tu, quando crei un profumo dipende anche da cosa vuoi comunicare, per chi lo stai creando, quindi è sicuramente un mezzo di comunicazione potente. Però allo stesso tempo non so, prima quando stavamo parlando prima della diretta abbiamo tirato in ballo un po' questo argomento del legame tra odore e sessualità. Alla fine non ci dobbiamo mai dimenticare che noi siamo comunque degli animali, no? E quindi non, in parte questa roba qua sicuramente secoli di, poi, di cultura hanno cercato probabilmente anche di, così, di smorzare, però siamo molto sensibili agli odori anche dei nostri, cioè dei nostri simili, delle persone che ci stanno vicino, no? Tu dicevi prima Napoleone diceva a Zeppina di non lavarsi. Questa cosa mi ha fatto fa scattare un po' il collegamento, che sicuramente ci sarà senza parlare poi degli afrodisiaci, però appunto, non so se hai qualche aneddoto anche su questo, che credo sia molto interessante. No, vabbè, assolutamente. Intanto potrei dire appunto che allora, l'olfatto è il nostro senso più ancestrale e quello che sicuramente ci avvicina di più al mondo animale. A noi, cioè l'olfatto ci serve proprio per sopravvivere. Sicuramente tutti i sensi sono fatti per questo nella nostra evoluzione. Però l'olfatto in particolar modo ci avverte, per esempio, se io sento l'odore di bruciato, l'odore di qualcosa che è andata male. Comprendo che è un pericolo e quindi capisco che devo fare qualcosa per salvarmi. E l'olfatto serve proprio anche per riconoscere i propri simili e poter interlacciare con loro delle relazioni, tant'è che comunque l'essere umano nell'evoluzione inizialmente era a quattro zampe, quindi era con il naso vicino all'organo sessuale dei suoi simili. Per cui anche per questo nei secoli è stato un senso, tra virgolette, messo un po' da parte, perché va a sottolineare la nostra parte più istintiva, che però c'è. Diversi studi hanno dimostrato che noi scegliamo individui che hanno un patrimonio genetico estremamente diverso dal nostro, perché ci permette di procreare individui più sani, più forti. E individui che hanno un patrimonio estremamente genetico dal nostro emanano un profumo, un odore, che per noi è più buono rispetto invece ad individui che hanno un patrimonio genetico simile al nostro. Persone che hanno un patrimonio genetico simile al nostro, per noi hanno un odore cattivo, che quindi ci porta a non avvicinarci. E questo è un po' un problema, nel senso che è difficile accettare che io scelgo il mio partner sessuale o comunque anche il partner della mia vita seguendo un istinto e non seguendo la ragione e i sentimenti, però questa parte c'è assolutamente. Inoltre, così un aneddoto carino può essere l'odore del mughetto. Allora, siccome in profumeria, cioè comunque il profumiere è anche un po' un mago, no? Un alchimista che riesce a ricreare vari odori, quindi anche i feromoni, l'odore del mughetto è un odore particolare perché uno studioso, Carlo Foresta, è andato a studiare il recettore OR1D2 che si trova sulla coda dello spermatozoo. Questo recettore è attratto da un odore che si trova all'interno della vagina della donna. Questo odore ha una molecola simile a quella del burgeonal, che è una molecola sintetica che ricorda l'odore del mughetto. Sono stati fatti degli esperimenti e molti uomini si eccitavano ed erano estremamente attratti da donne che portavano l'odore del mughetto, proprio per questo motivo. Vi sono Incredibile. anche altri oli essenziali afrodisiaci che hanno molecole simili a quelle dei feromoni, cioè degli ormoni emessi attraverso il sudore che servono appunto per attrarre i vari partner. E per esempio potrei dire le langhi-langhe, il sandalo, il gelsomino, la rosa sono tutte sostanze chimiche simili ai feromoni che quindi vanno a ingannare i nostri recettori e ad attirare il partner. Ho sul Yang Yang oggi, per caso, non so perché.
Non lo sapevo, stavo dicendo, non ho mai odorato l'odore del mughetto invece. Interessantissimo, Ma veramente. comunque ci sono vari odori che anche nella storia sono stati, tra virgolette, condannati. Per esempio, la tuberosa per diverso tempo nel mondo occidentale è stata vietata perché si diceva che inducesse le ragazzine ad avere pensieri peccaminosi. Cos'è la tuberosa? Un La tuberosa è un fiore. fiore, un fiore. Su questo il silenzio, non abbiamo niente E, per esempio, delle ricerche hanno evidenziato che mangiare sedano fa aumentare i livelli di androsterone, che appunto è un feromone che deriva dal processo di demolizione del testosterone, se non mi sbaglio, e quindi comunque viene secreto dagli uomini, quindi è un feromone maschile, per cui uomini che mangiano molto sedano secernono molto questo feromone e quindi sono più attraenti per le donne. Quindi, uomini, mangiate il sedano. Domani ci sarà una razzia di sedano E nei supermercati. Yang Yang. Esatto. E questa è una cosa bellissima perché alla fine veramente siamo molto più animali di quanto, cioè abbiamo ancora molto. Secondo me dovremmo recuperare un po' questa parte istintuale di noi in generale. Beh, sì, ma assolutamente, comunque gli studi che vengono fatti su tutti i sensi, no? La parte sensoriale è estremamente importante, proprio anche per conoscere noi stessi a livello terapico, terapeutico sicuramente, a livello psicologico, della mente, dell'anima, tutti i sensi sono fondamentali, non dobbiamo metterli da parte. Ma da antropologa culturale invece ho da dire che è vero, però non credo che noi siamo così liberi dai condizionamenti simbolici. Quindi credo che ora come ora la cosa interessante è recuperare i nostri sensi e capire che tipi di costruzioni simboliche le nostre società hanno messo su questi istinti. Arrivare all'istinto puro, io non credo che oggi come oggi per l'uomo contemporaneo sia, ma per nessun uomo in una società sia possibile. Ma è interessante sapere quello che ci è costruito intorno e No, quanti assolutamente. condizionamenti abbiamo costruito intorno anche, o anche quanti aspetti simbolici interessanti, non sono solo negativi condizionamenti. No, no, assolutamente, ma comunque sia la costruzione che viene fatta anche sul mondo del profumo è immensa. Mi viene in mente una ricerca che comunque è stata condotta anni fa, proprio su Chanel numero 5, che al di là del profumo in sé è diventato un simbolo, probabilmente grazie anche a figure come ad esempio mi viene in mente Marilyn Monroe, no? Cioè, non è soltanto il profumo, ma è anche tutta l'opera di marketing e pubblicità che c'è stata fatta sopra. Infatti in questo test si faceva sentire un profumo di Lanvin e Chanel numero 5 delle donne. Inizialmente non sapevano che profumi fossero. E la maggior parte non ha scelto Chanel numero 5, ma ha scelto quello di Lanvin. Nel momento in cui invece è stato detto, guarda, questo è Chanel numero 5, questo è l'altro, la maggior parte ha scelto Chanel numero 5. Esattamente quello dove volevo arrivare, cioè come le interpretazioni culturali poi veicolano certi tipi di costruzione di senso. Assolutamente. Ed è lo stesso discorso se fai sentire ad un ragazzo occidentale il profumo di rosa. Ti dice no, non me lo metterò mai perché è un profumo da donna. Lo fai sentire a un ragazzo orientale, lo mette. Certo. Sono due uomini. Sì. C'è Quindi proprio io una cosmologia dietro, ci tengo tantissimo a eh? sottolineare il fatto che il profumo non abbia sesso. Quando vengono anche da me i miei clienti, mi piace proprio far sentire tutte le essenze, cercare di non dividere mai profumo maschile e profumo femminile. E in tal senso ho per esempio creato per me e per il mio compagno due profumi
che sono costruiti con le stesse identiche essenze, però sono due profumi diversissimi perché ovviamente hanno una formula diversa. Però nel suo profumo c'è anche la vaniglia. Nel mio c'è un muschio di quercia. Ma ti volevo chiedere questa cosa a proposito, quando tu parli dei tuoi clienti, no? Che come, cioè, come funziona esattamente il processo della scelta delle essenze e poi immagino anche della combinazione, perché non, cioè, ogni singola essenza di per sé ha un profumo, ma quando poi le mischi il risultato è profondamente diverso, no? Da ogni singola. Quindi quando la persona viene da te e sceglie le varie essenze, ma poi come funziona? Il fatto più che altro di combinarle, no? Per creare poi finalmente il profumo. Allora, io quando creo un profumo personalizzato, a meno che non mi venga data carta bianca a me, e quindi mi venga detto, guarda, creami un profumo per me così, io non voglio sentirlo, lo voglio sentire solo nel momento in cui è stato costruito. Quando si sceglie di fare l'esperienza olfattiva, io faccio scegliere tutte le essenze alla persona attraverso una degustazione delle varie essenze. Dopodiché io le mescolo ovviamente secondo delle formule prestabilite, ma anche secondo il mio naso comunque. E via via che faccio le varie combinazioni, ogni passaggio lo faccio sentire alla persona. E la persona mi dice se preferisce più di un'essenza rispetto a un'altra, oppure magari non riesce a distinguere nel pool le varie essenze, però mi può dire guarda, lo vorrei più dolce, lo vorrei più caldo, lo vorrei più amaro. In tal senso cerchiamo insieme di arrivare a quello che è il profumo creato proprio su misura per la persona. Questa cosa è bellissima perché, non so, io sono costantemente alla ricerca del profumo perfetto, infatti ne ho 10 tipi che mi metto la mattina in base a come, a come mi gira, in base alla stagione o al clima che c'è fuori. Però una cosa secondo me bellissima, tu prima parlavi anche del profumo come strumento curativo, no? Al di là del fatto che... della floriterapia e dell'effetto di ogni singolo fiore, io credo che abbia un effetto potentissimo il fatto di avere il nostro profumo addosso. Ah, ti faccio un esempio: prima di entrare in diretta mi sono messa il profumo, il mio amoroso mi fa: ma ti senti, annusano dal video? No, non mi annusano, però io mi annusano e so che ce l'ho addosso e questa cosa mi fa stare bene. Quindi è un, non lo so se questa è una cosa che riscontri anche nei tuoi clienti, nel tuo lavoro. Beh, sì, assolutamente. Io penso che comunque il profumo non abbia mai perso anche la sua valenza mistico-rituale. Magari ne siamo soltanto, non ne siamo consapevoli, ma lo utilizziamo anche come portafortuna, come appunto oggetto attrattivo, come rituale scaramantico, no? Oppure per avere vicino, per esempio, non so, questo profumo mi è stato regalato da una persona cara, allora lo metto per sentirla vicina, no? Cioè, comunque andando ad agire sul sistema limbico ha una forza emotiva incredibile. E quindi al di là sicuramente dei principi attivi di determinate ole essenziali che vanno ad agire proprio a livello neurologico, quindi ci fanno scattare proprio fisiologicamente delle reazioni, c'è sicuramente un'importante parte anche psicologica, emotiva, psicoemotiva legata a come è stato creato il profumo, da cosa proviene, no? Dall'idea, dal simbolo, come diceva Caterina, che un profumo ha. Ma Alice, quando una persona viene da te e chiede un profumo, è anche un percorso che questa persona fa a livello di autoconoscenza, cioè riesce a scoprire delle cose di sé attraverso proprio questo percorso che fa insieme a te? Beh, sì, sicuramente. È un processo anche proprio di analisi psicologica, di autoanalisi, cioè in cui io guido la persona attraverso le essenze a ricordare determinate cose della propria vita, cerco di capire il significato che quel profumo può avere. Quindi se è un profumo per se stesso, è sicuramente un'autoanalisi su se stessa, su se stesso. Se è il profumo per qualcun altro, è un'analisi del rapporto che vi è con questa persona. Certo, e ti faccio un'altra domanda. Tu,
nella tua evoluzione professionale, creativa, eccetera, grazie ai profumi, hai cambiato il tuo modo di relazionarti agli altri, cioè sei molto più a contatto con certe sfumature delle persone che quindi magari ti consentono di essere un po' più, non lo so, difesa oppure più aperta a seconda del profumo, del riconoscimento del profumo? Io sono sempre stata una persona molto empatica, forse in certi momenti anche troppo, quindi per esempio magari quando facevo medicina questo non mi aiutava, perché cioè, tipo nei reparti non riuscivo ad avere quel distacco che è necessario. Anche nel mondo della profumeria, cioè questo mi viene abbastanza automatico, per cui nel momento in cui le persone creano con me un profumo e mettono a nudo le proprie emozioni, io le provo insieme a loro. E questo da una parte mi aiuta molto nel mio lavoro, perché mi aiuta a comprendere quello che la persona veramente vuole provandola sulla mia pelle. Sicuramente il fatto di avere a che fare con tante storie di tante persone ti aiuta a non avere giudizi nei confronti degli altri, ma semplicemente ad accogliere e a cercare di capire, che è la cosa più importante poi secondo me nella vita. Cioè io ogni volta che creo un profumo comunque imparo tantissimo, e sì, alla persona do la mia opera d'arte, però la persona mi ha dato probabilmente molto di più a me, aprendosi e insegnandomi. Che bellissima, davvero. Che profondità di relazione. E infatti voglio ringraziare tantissimo, cioè colgo l'occasione per ringraziare tantissimo tutte le persone che hanno avuto fiducia in me in questo percorso, e anche il negozio per cui attualmente sto lavorando, Blanche Noir, che è un negozio di parrucchiere, sono due ragazze appunto, anche loro donne, no? Molto brave, e con loro abbiamo intrapreso questo percorso in cui vogliamo cercare di creare la bellezza a 360 gradi, no? Quindi sicuramente la parte delle parrucchiere, la parte estetica e la parte appunto del profumo personalizzato, quindi un servizio completo. E poi facciamo anche gli eventi olfattivi che ci ricollegano appunto alla memoria olfattiva, perché matrimoni, compleanni in cui si creano dei profumi legati a quella cerimonia, ogni volta che verranno risentiti sicuramente ricorderanno quel momento. Grazie mille. Non so se ci sono magari domande, se le volete mettere nei commenti per chi ci sta ascoltando, così Alice può rispondere. In realtà è stato, penso, molto esaustivo, non so Caterina cosa ne pensi, ma veramente abbiamo toccato un sacco di argomenti bellissimi e molto interessanti. Infatti molti commenti sono positivi, che io non vedo, dicono, però è molto interessante. No. Sono adesso. Guardare, per me è la mia prima diretta, quindi non sono quindi non so se avete qualche domanda, e non so Alice se tu vuoi aggiungere qualcosa che è importante ma che non ti abbiamo chiesto, che ci siamo dimenticate. Penso che ci sarebbe da parlare per delle ore. Sì, nel senso è un mondo estremamente vasto, e secondo me il senso dell'olfatto si può utilizzare davvero sia per quanto riguarda la parte artistica che per quanto riguarda ogni forma d'arte. Cioè a me piacerebbe tanto collaborare comunque anche con pittrici a livello di musica, ci sono comunque dei progetti in cui vogliamo fare vogliamo unire la musica al mondo del profumo, perché è strettamente correlato le note olfattive, le note musicali, no? Quindi l'arte sicuramente, ma anche comunque tutta una parte di fisiologia, di anatomia, una parte medica, una parte di naturopatia. Cioè è un mondo vastissimo. Mi piacerebbe tanto che in Italia ci fosse una consapevolezza maggiore, come attualmente diciamo in Francia, per cui riportare questo sarebbe veramente un successo. C'è una domanda? Sì. Ma dove vabbè, mi fico di voi, ragazze. Vediamo. In realtà ci ho solo detto che è una domanda, ma aspettiamo.
ce la puoi fare. Siamo disponibili a rispondere a qualsiasi cosa, se mi riesce, ovviamente. Basta che non siano domande sul coronavirus perché ci siamo date questa regola che è argomento tabù, quindi nessuno non risponderemo a domande sul Però mi coronavirus. sono preparata su tutta la parte dell'anosmia perché non volevo fare brutta figura, quindi mi sono preparata, non me lo chiedete Ma perché. speriamo che non succeda a nessuno, che è terribile. È proprio un... Ti sembra di... A me è successo all'inizio di questa faccenda e ti sembra veramente che ti manchi un pezzo di mondo. Cioè, non riuscire a sentire gli odori è veramente... È come non riuscire a vedere, è una cosa pazzesca perché non sai che cosa ti circonda. Cioè, che sembra una cosa che diamo per scontato, no? Perché magari non ci rendiamo conto degli odori che sentiamo. Però è veramente un'esperienza terribile. Comunque... Beh, alla fine è Scusa. un senso. È arrivato, ok. È arrivata la domanda. La leggi su Elena e Sì. io rispondo. Allora dice che gli è capitato di stare in un luogo con amici o familiari e sentire un profumo molto forte che gli altri non sentivano. Chiede se può rappresentare qualcosa, cioè. Ok. Allora, può avere tante spiegazioni, nel senso. Che ovviamente l'olfatto non è per tutti uguali, è un senso che qualcuno ha più sviluppato, qualcuno meno, è un senso che si affina, per cui se sei una persona che utilizza molto questo senso, potresti semplicemente riuscire a percepire odori che non sono percettibili agli altri per motivi prettamente fisiologici legati ai recettori olfattivi. In parte anche genetico, perché ovviamente dipende dal corredo genetico che abbiamo. In generale, tutti noi, cioè il genoma umano per il 3%, è costituito da recettori olfattivi, però ovviamente c'è chi li ha più sviluppati e chi meno. Quindi ci può essere una risposta anatomico-fisiologica in questo senso. Però potrebbe essere legato anche a qualcosa di più profondo, meno palpabile, come vabbè, Elena e Caterina, l'esperienza che ci è stata appunto raccontata privatamente. Voglio dire, a volte sentiamo profumi che effettivamente non ci sono in un ambiente, ma che sono dentro di noi. Raffaele sicuramente sta capendo quello che voglio dire. Quindi qualcosa legata non al piano fisico, ma a un piano più spirituale. E quindi i profumi dell'anima che ci accompagnano, che possono essere, far parte dei nostri ricordi, ma possono essere anche messaggi che devono semplicemente arrivare a noi e non a tutti gli altri. Spero che tu abbia capito. Sì. Esiste comunque un profumo dell'anima. Magari la prossima volta facciamo una diretta su questo perché Sì. è un argomento interessantissimo. Molto bene. Bene, allora Alice, grazie Grazie. mille della disponibilità, è stata veramente una diretta bellissima, ricchissima di spunti, di cose nuove, abbiamo sicuramente imparato un sacco di cose nuove, quindi davvero grazie mille. Io ringrazio voi, siete state carinissime, è stata un'esperienza davvero molto molto bella. Ne approfitto un attimino per ringraziare comunque tutte le persone che mi hanno seguita e che da sempre mi appoggiano. E in particolare vorrei ringraziare mia zia che appunto mi ha regalato il libro che ha cambiato la mia vita e che mi ha sempre appoggiata in questo percorso che appunto in Italia non è assolutamente facile, però lei ha sempre creduto in me, quindi la vorrei ringraziare tanto. Grazie, grazie mille. Allora, noi abbiamo un altro appuntamento con i dialoghi al femminile martedì prossimo alle 6:30 e con Giulia Cutter e Giulia Perona che ci raccontano il loro libro Le ragazze stanno bene, una riflessione sul post-femminismo. Quindi se volete collegarvi, poi c'è l'evento sulla pagina Facebook. Quindi Alice, davvero grazie mille. E... C'è stata una richiesta di bis nei commenti, quindi Grazie.
Eri di pronta, che troveremo sicuramente un altro argomento. Ma sì, volentieri, gli argomenti sono davvero tanti, quindi quando volete io sono qui. Vi ringrazio tantissimo e vi lascio con una frase. Ci sono una piccolissima frase, se volete, per salutarvi. Il profumo è fratello del respiro. Si saluterà. Sì, Bellissimo. grazie. Dai. Grazie Grazie a voi. mille. Grazie Grazie. mille a tutti. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao.